è un pesce con uno scheletro di cartilagine. Quindi se noi ci tocchiamo il nasino e le orecchie, abbiamo la cartilagine. Martina? Martina? Guardami un po', il nasino e le orecchie sono fatte proprio di cartilagine. Lo squalo all'interno ha tutto lo scheletro fatto così, ok? Ed è per quello che è molto leggero. Infatti a lui gli manca quella che è la vescica natatoria. Ne avete mai sentito parlare? Sì, e che cos'è? Dimmi. È una specie di si apre e si chiude per permettere ai pesci di salire e scendere. Esatto, lo squalo poverino non ce l'ha e quindi ha tutto cambiato il suo corpo per riuscire ad andare su e andare giù. Se noi gli guardiamo la coda, ha una coda più lunga di dietro. Dov'è lo squalo? Eccolo là. Di dietro ha questa punta lunga lunga. Che cosa fa questa punta lunga lunga? Guardatemi. Allora, la coda gli si spinge verso il basso. Automaticamente il muso va verso l'alto e quindi l'animale sale. Le pinne sul petto gli permettono di fare questo movimento qua, quindi come l'aereo, chissà da chi l'abbiamo preso la forma dell'aereo, ragazzi, proprio dallo squalo. Lo squalo come respira, ragazzi? Con le braccia. L'acqua gli entra dalla bocca e gli esce dalle orecchie, dalle braccia. Lo squalo non può mai fermarmi perché sennò soffoca. Quindi non respirare. Quando si ferma, attenzione, si ferma di solito dove c'è la corrente. Quindi dimmi. Allora, loro non dormono, ragazzi. Lo squalo non dorme. Lo squalo deve sempre muoversi. Com'è che dorme? Come i rapaci, come le aquile.